Buonasera, benvenuti all'appuntamento settimanale di Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Dedichiamo la puntata odierna ad un tema veramente interessante e molto stimolante. Parliamo di sport sia come risorsa individuale e che è collettiva. Sappiamo quanti e quali siano i punti di contatto tra mondo delle imprese e mondo sportivo. Facciamo semplicemente qualche accenno al fatto di essere in grado di poter lavorare per obiettivi, saper anche fare rete, fare squadra, avere una propensione anche al sacrificio. Questi sono solo alcuni dei punti che intendiamo affrontare nel corso della nostra trasmissione con ospiti che sto per presentarvi, di cui uno molto molto noto in collegamento. Vado a salutare Simone Barlam, che è un campione di nuoto paralimpico con ben 7 medaglie, quindi non 7 medaglie, mi correggo, 7 volte campioni del mondo. Le medaglie sono molte, molte di più e ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori, è un piacere essere qui. In studio abbiamo Greta Vega De Carmine, che è Area Delivery Coordinator di G-Group. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. E ancora uno sportivo, Ennio Baldassarre. Buonasera a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Andiamo subito dal nostro ospite in collegamento, che è stato uno dei relatori di spicco del Festival delle Innovazioni che si è concluso poco fa a Pescara l'11 e 12 novembre scorsi. E quindi con Simone Barlam, che è persona che di sacrificio, di resilienza e pianificazione può parlare con dovizia di particolari, perché un campione di spicco e una persona conosciuta a livello internazionale, e faccio un riepilogo del suo palmarès. Abbiamo un oro, 2 argenti, un bronzo, 14 ori mondiali e 8 ori europei. Come si arriva a questi successi? A lei. Sicuramente con tanta fatica, tanta voglia di lavorare. Infatti oggi vi parlo da questa location un po' insolita, che è il bordo della piscina dove mi alleno qua a Milano. E, sì, con tanto amore per lo sport, per quello che si fa, e ovviamente tanta voglia di fare, di concedersi al proprio sport, quindi di dare il 100%. Vogliamo raccontare come si avvicina al mondo sportivo? Sì, io sono, comunque Ennio lo sa, cresciuto in una famiglia molto sportiva. Mia mamma, quando ero più giovane, faceva ginnastica, atletica. Mio papà, poi crescendo, invece è sempre stato un grande fan del ciclismo. Ho fatto molte maratone, penso più di 40, e dei triathlon, perciò ho sempre vissuto lo sport a casa mia in modo molto naturale. Nel 2015 sono entrato nella FINP, nella Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, dato che avevo del potenziale, in acqua me la cavicchiavo, e ho incontrato le persone giuste al momento giusto e che hanno saputo trasformare quel potenziale in farlo fruttare, ecco, non so come dire. E adesso, qualche anno dopo, siamo qui a parlarci tramite questo schermo. Simone, lei ha un legame con l'Abruzzo, quindi un po' di sano campanilismo che ci inorgoglisce. Sì, sì, assolutamente. Mio papà è abruzzese, di Penne, e io sono cresciuto molte estati, l'ho trascorso tra Pescara e Penne, sono stato anche spezzato con gli arrosticini. Perciò ho un legame molto profondo con l'Abruzzo ed è una terra alla quale sono molto, molto legato. Perfetto, torneremo da lei dopo. Grazie per questa bella testimonianza che ci fa capire quanto sia importante avere spirito di abnegazione, perché il mondo dello sport, come abbiamo detto in apertura, ha tanti legami con
il mondo del lavoro attraverso questi concetti. E torno qui in studio per parlare con una persona che ha ben sotto traccia quali siano questi nessi, una persona che si occupa di capitale umano, quindi la nostra ospite di G-Group, che è una società di G-Group Holding che si occupa di servizi, di risorse umane, lavoro temporaneo e non, quindi una grande esperienza con tutto ciò che ha a che fare con il capitale umano, quindi vediamo qual è il suo punto di vista relativamente a questo approccio. Prego. Grazie. Allora, i giovani potrebbero pensare che il mondo dello sport e il mondo del lavoro siano due mondi molto distanti. In realtà hanno tanto in comune, tanto perché entrare nel mondo dello sport aiuta i giovani ad acquisire delle competenze trasversali che sono fondamentali. Sempre più spesso oggi ai ragazzi non si chiede di accedere al mondo del lavoro con delle competenze tecniche, anzi si chiede di approcciare con la consapevolezza dei propri processi di apprendimento, con la capacità di identificare gli ostacoli ma anche di superarli, la cosiddetta competenza di imparare ad imparare. E non si guarda più soltanto alle conoscenze acquisite in ambito formativo, quindi durante gli studi, ma proprio alle predisposizioni e a tutte quelle conoscenze e le esperienze acquisite in contesti non formali, come ad esempio lo sport. Se pensiamo ad alcuni concetti chiave come la passione, che abbiamo nominato prima, piuttosto che la dedizione, l'allenamento, sono dei concetti che possiamo trasporre sia nel mondo dello sport che nel mondo del lavoro. Il talento da solo non basta per raggiungere un risultato, quindi c'è bisogno di spirito di sacrificio alle volte, sicuramente di dedizione, quindi di mettersi costantemente a disposizione, di allenamento per mantenere anche l'efficienza delle attività che vengono svolte e di costanza. Perché sappiamo che vincere una partita non basta per vincere il campionato, come allo stesso modo una sconfitta non pregiudica necessariamente il risultato finale. Questo significa che se abbiamo la capacità e la volontà di rialzarci, sicuramente arriveremo all'obiettivo. La squadra è anch'essa un concetto fondamentale nello sport e nel lavoro. Ognuno ha il suo ruolo, ognuno dà il suo contributo all'interno di un team e probabilmente senza tutti i meccanismi della squadra non si riuscirebbe a raggiungere questo obiettivo. Mi permetto di fare un parallelismo con il calcio e prendo questo sport perché è quello più seguito in Italia. Se pensiamo per esempio all'interno di una squadra di calcio, abbiamo il portiere, i difensori che si preoccupano di difendere il risultato e quindi con delle ottime, delle spiccate capacità di problem solving devono analizzare il problema e risolverlo, appunto, come in azienda fa l'area legale, l'area economica, per esempio il centrocampista che si occupa di fare la strategia, quindi che deve avere una grande capacità di adattamento anche, come in azienda l'area HR, marketing, piuttosto che l'area produzione, progettazione. Ed infine gli attaccanti, che sono quelli che finalizzano il gioco, che devono avere grande autonomia e proattività, come l'area vendita, per esempio, all'interno di un'azienda. Per cui tutto questo per dire che veramente sono dei mondi molto vicini e che lo sport può aiutare i più giovani ad avvicinarsi in modo più consapevole al mondo del lavoro. Bello questo intervento, io mi sono un attimo appuntata alcuni elementi che ho ritenuto opportuno segnarmi per passare la parola al nostro successivo ospite. De Carmine ci ha parlato di sacrificio, di costanza, di strategia, di resilienza, che sono tutti concetti molto molto chiari a Baldassarre, che è un maratoneta, persona che ha un nesso, un feeling, ha fatto dello sport una ragione di vita, quindi ci dica qual è la sua esperienza. Innanzitutto grazie per questa domanda, parlare dopo un campione del mondo come Barlam, come Simone, che è già
stare qui insieme a lui già mi dà una certa emozione. Poi sentire parlare anche Greta, la dottoressa Greta, di calcio come se conoscesse questo sport da sempre e con competenza ha dato proprio l'input a quello che è una grande impresa, se vogliamo, come deve agire lo sistema, come un calciatore, identico, una squadra di calcio. Io dalle mie esperienze, io sono stato sempre un dilettante, però ho fatto una vita sì da dilettante, sì come calciatore e anche come maratoneta, ma ho praticato questi sport con una certa importanza, ho dato sempre importanza a qualsiasi attività che ho fatto, con grande sacrificio, con grande passione, abbiamo parlato di passione, certe cose, certi risultati si ottengono veramente soltanto con tanta passione e con tanto sacrificio. Io resto sempre un dilettante, però continuo ancora a fare del mio meglio, perché lo sport è stata la mia vita, mi ha formato come uomo, mi ha formato come lavoratore, mi ha formato come dipendente della società in cui ho lavorato per tanti anni. Considero lo sport per me una vera e propria droga, lo continuo ancora a essere, è una droga positiva, però mi ha dato la possibilità di girare il mondo, di vedere di conoscere tante di quelle persone e confrontarsi con gli altri. Per me è stato un motivo veramente per crescere, per sentire un po' tutto ciò che ci siamo raccontati. Poi, per parlare della gara in sé, è una gara giustamente, come dice, di sacrifici, di una gara di consenso. Prima di tutto correggi con te stesso, non correggi con chi ti sta a fianco. Prima di tutto la prima regola è correggere con te stesso, fare il meglio con te stesso, dare il massimo. E questo nella maratona, anche nella ultramaratona. Il calcio è un po' diverso, è più un gioco di squadra, però all'interno di una maratona riconosci te stesso, perché parti alla partenza parti con qualcosa che speri di arrivare a un obiettivo finale, può essere Central Park, può essere Boston, può essere Parigi, di arrivare attraverso tutto ciò che hai preparato in questa per arrivare a questa benedetta gara. E lo fai, io l'ho fatto sempre con molto sacrificio, ma l'ho fatto con molto molto impegno. E i risultati li ho ottenuti, non sono un campione del mondo come Simone, però mi sono perso le mie belle soddisfazioni. Ma soprattutto è stato importante per come sono cresciuto come uomo, come dipendente, tutto ciò che ho fatto nel mondo del lavoro, l'impegno, l'autostima che ho acquisito gareggiando, l'ho riversato tutto sul mondo del lavoro, con le competenze e anche nei rapporti con gli altri, sempre un rapporto positivo, ascoltando gli altri, perché ho fatto, fatto di me un magazzino in cui mettere sempre dentro delle conoscenze. Di gare ne ho fatte tante, ripeto, maratona senz'altro, però ho fatto quella che mi ha esaltato. Per tre volte ho fatto l'ultramaratona, 100 km del Passatore, una gara che uno non può pensare, partire da Firenze e arrivare a Carpi, a Faenza, attraversando l'Appennino a 1200 metri, dopo 101 km, perché non sono 100 km, sono 101 km. E significa saperti gestire, saper gestire le tue forze e arrivare veramente conscio della grandezza di un risultato, perché uno non ci può pensare, 100 km sono tanti, di corsa, neanche camminare sempre, si parte il pomeriggio e si arriva in piena notte, a mezzanotte a Faenza, a Piazza del Popolo, e trovi ancora le persone ad aspettarti, a salutarti e ad applaudirti. E io non sono un campione, capisco Simone che è campione del mondo, io non so, sono un piccolo campioncino per la mia famiglia e basta. Beh, non direi, questa è veramente una testimonianza molto bella che ci fa capire quanto sia importante non solo il discorso della preparazione fisica, ma anche avere un approccio mentale verso un'attività sportiva come percorso di vita, non solo come un momento che si esaurisce proprio quando si taglia il traguardo. E quindi di approcci, di capacità, di resilienza si parlava qui in studio. Barlam sorrideva quando Baldassarre faceva riferimento ai suoi modesti risultati, che tale non sono. E quindi Barlam, è vero che è molto diversa una gara
nazionale o comunque una sola gara rispetto ad un percorso come quello che ha fatto lei, che continua a fare, perché il suo percorso non è solo sportivo, è anche da studente, lei studia ingegneria e quindi vogliamo capire come si riescono a conciliare le due cose. Ah, Ennio sembra sminuirsi, però è l'umiltà tipica del campione, anche perché io sono campione del mondo, ho vinto tanto, però la 100 km del passatore è una roba folle anche per me. Sicuramente lo sport ha dei vantaggi non solo fisici, non solo del star bene con il proprio corpo, eccetera, eccetera, ma sono delle robe che ti porti anche nella tua quotidianità, nello studio, nel lavoro. Impari a rispettare il prossimo, impari a relazionarti nel rispetto della persona, nel rispetto delle regole, autodisciplina, controllo di sé, tutto quello che vuoi. Lo sport alla fine ti impone dei sacrifici, degli orari, delle routine, e sicuramente quando si parla anche da piccolini è una cosa che ci porta in università e nel mondo del lavoro. Per me è un po' complicato, nonostante io stia continuando con gli studi e sta andando anche bene. È complicato perché ovviamente lo sport professionistico ti porta via gran parte della giornata e molte anche energie, sia fisiche che mentali, però con un po' di sana organizzazione, molta voglia di fare, si riesce a organizzare tutto, ecco. A che punto del percorso di studi si trova? Che anno sta facendo? Qual è la sua facoltà? Io sto studiando ingegneria meccanica, sono un po' indietro rispetto ai miei compagni di corso e sono al secondo anno. E questa scelta da che cosa scaturisce? Ma sono sempre stato affascinato dal capire cosa si nasconde dietro agli oggetti, alle cose che usiamo ogni giorno, anche le protesi. Io vivo con una protesi, come si può vedere qui in fotografia, e vivendo con una protesi conosco sia i pro e i contro di questi oggetti, appunto. Quindi mi piacerebbe poter, con le competenze che acquisirò in questo percorso di studio, nella mia vita, poter dare un contributo ai futuri portatori di protesi, di sedia a rotelle, eccetera, eccetera. Bella, bella questa testimonianza, grazie. Ci ha dato modo di poter parlare anche di altri argomenti legati al talento, e quindi parliamo di competenze trasversali, lo facciamo con l'ospite qui in studio, De Carmine, che ci parla anche di un progetto, comunque di un'attenzione particolare legata a queste due definizioni di cui prima parlavo. Quindi G-Group ha sviluppato diciamo una branca relativamente a questi argomenti. Capiamo meglio direttamente da De Carmine. Sì, grazie. G-Group ha sviluppato un'iniziativa, il G-Workout. G-Workout è appunto un programma di G-Group che vuole aiutare ed educare i giovani al mondo del lavoro, affrontando l'argomento del talento e delle soft skills, quindi le competenze trasversali, nelle professioni sportive e nel mondo del lavoro. È un programma che sposa perfettamente quello che è il nostro obiettivo, l'obiettivo che ci proponiamo, che è quello proprio di educare al mondo del lavoro, al valore del mondo del lavoro e di contribuire da protagonisti all'evoluzione del mercato del lavoro. Un'iniziativa che nasce nel 2020, un anno in cui ci siamo trovati ad affrontare un grande cambiamento a seguito della pandemia, in cui non potevamo più essere fisicamente presenti all'interno delle scuole ad offrire il nostro orientamento ai ragazzi, scuole, università. Per cui abbiamo pensato di rivedere un po' il nostro programma per essere comunque vicini ai giovani, ed è nata appunto G-Workout. Si tratta di webinar, quindi di seminari interattivi che si tengono online, dove intervengono diversi colleghi, tra questi Pasquale Gravina, che è un ex pallavolista della nazionale, due volte campione olimpico, oggi dirigente di G-Group, che sicuramente ci racconta questo parallelismo, e ha anche l'opportunità di intervistare dei professionisti dello sport che arrivano ad alcune partnership che abbiamo sviluppato nel tempo, come con l'Olimpia Milano, la Virtus, VR Riders Academy e molti altri.
Nel 2021 abbiamo avuto la possibilità di tornare in presenza all'interno delle scuole e comunque in tutti gli altri contesti e abbiamo aggiunto a questa iniziativa dei contest dedicati sempre ai giovani in cui i ragazzi sfidandosi possono vincere la partecipazione a dei match piuttosto che l'ingresso all'interno delle associazioni sportive. Ad oggi abbiamo realizzato circa 10 edizioni coinvolgendo circa 10.000 studenti e candidati e moltissimi professionisti del mondo dello sport. Quest'anno ci concentreremo sempre su questo programma, sulle professioni del mondo dello sport. Primo appuntamento il 2 dicembre in cui ci dedicheremo al motorsport femminile e in particolare alle professioni di meccanico e di team coordinator. Oltre a questo, nel 2022, recentissimo, nasce un altro programma sviluppato da G-Group insieme ad Intu, che è una società di G-Group Holding, quindi una società del gruppo, che si occupa della transizione e dello sviluppo di carriera assieme alle associazioni sportive. È un programma dedicato ad atleti ed ex atleti che vuole accompagnarli attraverso anche la riqualificazione, partendo dal bilancio di competenze per visualizzare proprio un piano, un programma di carriera, per accompagnarli in questa transizione dal campo al mondo del lavoro. Molto molto bello. Una curiosità, gli studenti da che cosa sono più attratti, cioè i giovani, quando incontrano appunto dei grandissimi campioni che per loro sono molte volte dei veri e propri miti, che cosa chiedono, quali sono le curiosità? Principalmente la curiosità sta proprio nel racconto del percorso, quindi che cosa li ha portati ad arrivare fin lì, come ci sono riusciti. Questo è sicuramente uno degli argomenti che più attrae i ragazzi, proprio per capire quali potrebbero essere i metodi per avvicinarsi a quel mondo e come trasporre poi tutto questo all'interno del loro futuro professionale. Giusto, mi sembra... Come sempre i giovani mi sembrano molto centrati nelle proprie scelte e ovviamente hanno una capacità di individuare, di vedere oltre quella che possa essere così nelle apparenze la facciata. Vado da Baldassarre perché prima, e ricorreva questo concetto qui in studio, parlava della necessità di guardare dentro se stessi per trarre appunto delle risorse in modo tale da affrontare le sfide con solidità e guardando oltre senza soffermarsi sul discorso del concorrente o comunque sia dell'avversario. Qual è la chiave di lettura per entrare in quest'ottica di idee? Ah, io l'avversario l'ho sempre giudicato l'avversario, non il nemico da abbattere a tutti i costi. Ho cercato sempre un confronto leale, ecco, lo sport mi ha dato molto, ho potuto sviluppare molto la lealtà, il rapporto con gli altri, il rispetto dell'atleta, però ecco, nello stesso tempo mi accorgevo che crescevo anch'io, crescevo come i rapporti con l'altro, il rispetto, è stato per me determinante perché si parte alla pari tutti insieme per un unico obiettivo. E tutti vorrebbero arrivare, diciamo così, il più in alto possibile. Questo non è possibile sempre per tutti. E allora significa rispettare il risultato dell'altro e cercare di fare sempre meglio e non fermarsi. Guardare sempre in modo positivo a tutto ciò che ti aspetta nella vita, nel lavoro e in tutti i campi. A me ha animato tantissimo la passione, prima parlavamo di passione. A me il sacrificio, se uno ha passione, in qualsiasi attività uno si cimenta sul lavoro, su qualsiasi cosa, quando c'è passione non c'è diciamo così, fatica. Vi riesce tutto in modo tranquillo, è giusto che si faccia in quel modo. Certe volte anche io mi chiedo, ma chi te lo fa fare? No, invece è bello. A me lo sport ha dato tanto. Qualcosa mi ha anche tolto, devo essere sincero. Però lo sport mi ha dato tanto. Mi ha fatto conoscere tante di quelle persone, tanti di quei posti, tanti di quei luoghi.
Non posso che essere veramente soddisfatto di tutto quello che ho fatto. Forse come calciatore sono rimasto un dilettante, una persona, gioco di squadra importantissimo, avevo il ruolo di difensore, ero come diceva prima Greta, che conosce benissimo le dinamiche di una squadra di calcio. Però ecco, ripeto, le più belle soddisfazioni le ho prese anche in modo individuale nella corsa, nella gara, che poi ho scoperto in tarda età, perché ho giocato fino alla veneranda età di oltre 50 anni, perché mi animava la passione. E una cosa che dicevo, mi tengo sempre a rimarcarlo, fin quando giocavo, al mister dicevo, guarda, se vedi un ragazzo alla pari, anche con qualcosa che ha qualcosa di me, devi far giocare quel ragazzo, però se mi vedi non guardare la carta d'identità, devi far giocare chi vedi meglio, questo ho sempre detto. E tuttora continuo ancora a frequentare questa il mondo del calcio, sono rientrato da poco, anche sono da poco dirigente del settore giovanile della Pescara Calcio, e mi continuo ad essere un ragazzo come loro, mi emoziona ancora, tutta la domenica, quando adesso li vedo dalla panchina, non lo vedo come loro, però mi piace ancora stare insieme a questi giovani, mi fa ancora continuare a essere giovane, avere dentro quello spirito guerriero che mi rugge ancora. Che bella questa metafora. E prima però lei ha detto una cosa che non vorrei passasse sotto traccia, ha detto che lo sport qualcosa comunque le ha tolto. Che cosa l'ha tolto? Ma un po' di tempo alla fa. Io tanti hobby li ho, tantissimi hobby, mi piace tantissimo il cinema, mi piace moltissimo il teatro. Molto tempo ho dedicato alla lettura, forse ho tolto un po' di tempo alla famiglia, forse sì, questo è vero, è normale, capita. Però, ecco, ripeto, io penso che è la qualità del tempo che uno dedica a qualcosa che ama. La quantità è importante, come noi chiaramente dicono la quantità fa la qualità, ma la qualità, il tempo che dedichi alla famiglia è importante, alla famiglia e anche tante altre cose, capito? A me piace tantissimo la lettura, passo tantissimo tempo, chiaro non sto mica sempre a correre, oppure, però ecco, seguito ancora a fare le mie esperienze anche in diversi altri campi, ecco. Io dico che l'età è un'invenzione, e mi dico fare una battuta, l'età è un'invenzione e io cerco di essere nell'esempio vivente. Bellissimo questo messaggio che mi consente di passare da Barlam per una velocissima battuta sul questo ultimo discorso che affrontava prima Baldassarre. A lei lo sport ha più tolto o dato? Anche a me ha dato molto, più che tolto. Poi è ovvio che toglierà qualcosa, perché comunque lo sport, che sia a livello professionistico, amatoriale, richiede tanto tempo, come tutte le cose che vogliamo far bene nella nostra vita. Noi siamo fatti così. Più tempo ci applichiamo su qualcosa, meglio questa cosa ci viene. E quindi, senza ombra di dubbio, toglie qualcosa del tempo con gli amici, con la famiglia, anche i semplici piaceri un po' più... nel mio caso la 22enne è normalissimo, però alla fine la soddisfazione di essere l'appagamento che ti dà l'aver raggiunto un tuo obiettivo è abbastanza appunto impagabile, e quindi ne vale la pena alla fine. Che cosa ama fare nel tempo libero, velocemente? Ma nel tempo libero, come tutti i ragazzi di 22 anni, piace uscire con gli amici, vedere la mia ragazza, disegnare il mio hobby, disegnare, leggere un po', anche come Ennio, niente di particolarmente stravagante, ecco. Uno sportivo creativo. Grazie, diciamo, grazie per questo intervento. Siamo in chiusura di puntata, quindi approfitto per salutare i nostri ospiti, Simone Barlam in collegamento, grazie per il contributo. Grazie a voi. Ciao Simone. In studio saluto Greta Vega De Carmine. Ciao a tutti. Ennio Baldassarre, grazie. Grazie a lei. Per la regia e le riprese, rispettivamente, Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima.